No, perché in epoca Dall'altra parte c'è il cassita a Babilonia, cioè siamo intorno al 1500, quindi prima dell'Esodo, c'erano quando i re concedevano le terre, no? C'erano i re che andavano dal notaio, cioè l'atto notarile era il famoso cudurru che veniva affisso in loco, era la pietra confinaria, no? I testimoni dell'atto notarile erano gli dèi e venivano chiamati a testimoniare il sole, la luna e Venere. È scritto proprio lì nella pietra, dei cudurru, non di uno, ma decine di cudurru. C'erano tutti i musei di tutto il mondo hanno un cudurru, dal British Museum ai musei americani, tutti quanti ce l'hanno. Quindi siamo intorno al 1500 a.C., c'è già Venere, addirittura negli astrolabi, di cui Giovanni Pettinato, io c'ho, credo, forse l'avrai anche tu i libri di Pettinato, io ce n'ho alcuni a casa, addirittura negli astrolabi babilonesi sono calcolate le fasi di Venere, perché è come la luna, no? Falce di luna, luna piena, tutte quelle, le fasi. Ma la cosa più importante è quando scoprirono le rovine del tempio della dea Inanna, che è addirittura molto più antico dell'epoca cassita, siamo intorno al 3000 a.C. E lì, a parte i reperti importanti perché hanno trovato le prime forme di scrittura cuneiforme, proprio il passaggio dalla scrittura ideografica alla scrittura cuneiforme, molto interessante. Però lì, anche lì ci sono riferimenti al pianeta. Addirittura ci sono molti sigilli mesopotamici dove c'è il Sole e nove pianeti, cioè quelli conoscevano addirittura pure Plutone. E questi sono tutti documenti molto antichi che vanno dal 1500 fino al 3000 a.C., dove è documentata la presenza, non solo la presenza, ma anche lo studio del pianeta Venere, come già diciamo acquisito. Ecco, questi sono dati, diciamo, come dire, archeologici, ecco. Solo quello ti volevo semplicemente, ecco, dire che c'è questa documentazione, ecco, per cui in Io questo sono senso. pienamente d'accordo con quanto dici, in quanto all'inizio avevo detto che sicuramente Velikovsky nel porre la nascita di Venere al 1500 sbaglia, deve Ecco. essere anticipata, io l'ho posta attorno al 7000 Vabbè. e nelle fasi iniziali probabilmente Venere era molto più luminosa di oggi e passava anche più vicino, per cui aveva senso prendere Venere insieme con gli altri Sì, pianeti. addirittura negli astrolabi ci sono calcolate addirittura perché ogni pianeta è l'origine dell'astrologia, infatti c'è Cicerone che nel De Divinazione si scaglia contro l'astrologia babilonica, perché i babilonesi erano nemici, no? Quindi tutta la cultura orientale, quindi non perché, ma perché poi lui, Cicerone, invece fa l'apologia degli aruspici, del volo degli uccelli, del fegato, però la cultura babilonese. E allora lì nasce l'odio dell'astrologia, ma proprio tutti i pianeti erano legati addirittura a giorno tot, che so, ti muore un familiare, giorno tot non partire perché ti va male, cioè, e c'era Venere che era legata in tutte queste divinazioni, diciamo, legate, quindi per dire che era una cosa molto consolidata, ecco quello che voglio dire. Piuttosto, tu ricorderai che Gilgamesh rifiuta l'avance di Inanna Sì, è il toro celeste dicendo che catturato. era una ninfomane, No, 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 essenzialmente. Sai infatti. spiegarmi perché era una ninfomane? No, non sono in grado, Tu no. non l'hai mai incontrata? Ecco, non era un testimone oculare. Vabbè, allora continuiamo adesso. Scusa, volevo dire che forse la spiegazione che tu hai dato su Marte, che comunque passa vicino alla Terra, potrebbe spiegare perché noi abbiamo Marte, dio della guerra. E passando vicino alla Terra creava perturbazioni, creava comunque una serie di problemi che poi generavano guerre, generavano disordini, per cui probabilmente è stato definito dio della guerra. Probabilissimo. Bene, adesso parliamo di impatti di Apollo e venti Tunguska. Avevo detto precedentemente come fu la lettura del libro di Weathering sugli oggetti Apollo, pubblicato su Scientific American, che io feci nel 79, e Weathering è stato a lungo considerato il top per
l'impostazione, la creazione e la declinazione di scenari planetari, fino a quando si sono scoperti quelli extrasolari che hanno mandato in crisi completamente l'astronomia tradizionale. Ora, gli oggetti Apollo sono oggetti che hanno orbita intersecante l'orbita della Terra, si calcola che ce ne siano almeno qualche centinaia di dimensione superiore al chilometro e ogni tanto impattano la Terra. Il primo fu scoperto nel 1937 da Reinmuth e adesso ne hanno scoperti alcuni di vari chilometri di diametro. Gli eventi Tunguska sono eventi del tipo, ma anche di energie molto maggiori a quelle che avvenute nel 1908 in Siberia, dove esplose nell'atmosfera un oggetto ed essendo esploso sul fiume Podkamennaya Tunguska, ovvero Tunguska Petrosa, ha dato il nome all'oggetto Tunguska. E questi eventi adesso li presento perché sono associati, alcuni sono associati a delle catastrofi di livello inferiore per intensità a quelle 3 di Platone o 4 degli Aztechi, e che però sono importanti e che non sono state a volte riconosciute in passato. Ora, un oggetto Apollo è una struttura solida che può essere ferrosa oppure condritica, diciamo pietrosa, eccetera, eccetera, di vari tipi, su cui non voglio qui spendere tempo analizzandole, che possono colpire la Terra o tangenzialmente o generalmente non tangenzialmente, formando dei crateri e dando luogo a delle emissioni di polvere se l'impatto avviene su un continente, emissioni che possono oscurare il sole e dar luogo anche attivare un'era glaciale, oppure se avvengono su un oceano, e gli oceani sono circa 2,5 volte la Terra come superficie, quindi è molto più probabile un impatto oceanico, e se hanno energia sufficiente possono toccare il fondo dell'oceano, spezzarlo e fare uscire del magma. E vedremo come un evento di questo tipo è stato scoperto recentemente dopo che per decenni non si sapeva nulla circa impatti oceanici. Ora, se noi andiamo, io considererò ovviamente delle scale temporali a memoria di uomo, quindi gli ultimi 10-15 mila anni, ma la Terra esiste da forse qualche miliardo di anni e nel passato sono avvenuti degli impatti molto grandi, di grandissima energia, con generanti crateri sui 200 km di diametro. E qui vorrei brevemente ricordare che in prima approssimazione l'ampiezza di un cratere è circa 20 volte la profondità del cratere, e che se per energia abbastanza alta non c'è differenza nella struttura del cratere fra il caso in cui l'impatto sia verticale oppure formi un certo angolo. Inoltre, per impatti abbastanza energetici, non solo si forma tutto un bordo, un rim laterale che può avere un'altezza anche considerevole, ma si ha un rimbalzo della parte centrale colpita che forma una specie di montagnola. Il duomo centrale. Ecco, sì. Bene, fra i grandi impatti ricordiamo quelli del Popigai, del Sadu e del Manitugan, che sono di oltre 100 milioni di anni fa, mentre più recente è l'impatto avvenuto, si stima, verso i 65 milioni di anni fa, sullo Yucatan e sul mare a nord, in prossimità del villaggio dal nome Maya Chicxulub, da parte di un oggetto che si stima abbia 10 km di diametro. Questo impatto è stato scoperto da non moltissimo, circa 30-40 anni fa, ci ha lavorato anche l'italiano Montanari, però il lavoro principale è stato fatto da Alvarez, un fisico che ha un figlio pure geologo, dei due Alvarez, e si ritiene che questo evento, dalla potenza di 100 milioni di megatoni, abbia portato alla scomparsa dei dinosauri, anzi di 1 miliardo di megatoni, forse comunque sono sempre stime, e di una grande parte delle altre forme
viventi, dando luogo alla discontinuità detta fra il Cretaceo e il Giurassico. Che siano scomparsi tutti i dinosauri si può discutere, perché so da un libro di Michele che la cosa non è assolutamente vera. D'altronde pare che nella Patagonia, qualche secolo fa e ancora forse fino a 100 anni fa, esistesse un cosiddetto milodonte che veniva allevato dagli indios della Patagonia, che fra l'altro erano indios altri 2 metri solo. Il milodonte era un mammifero primitivo, non un dinosauro. Non era un dinosauro, qualche volta l'ho visto definito come un dinosauro. No, è un mammifero. Ma comunque un animale molto primitivo, di una forma un po' strana, e che pare un esemplare fosse stato preso dai cinesi, che hanno fatto 5 spedizioni in giro per il mondo, l'hanno portato in Cina, ed esiste un libro coreano in cui erano disegnati un po' tutti gli animali che strani che si erano portati. Scusi, quanti milioni di anni secondo lei sono durati i dinosauri? Perché qualcuno dice... Beh, probabilmente sono partiti, a questo momento 100. Forse dal 2... sarebbero finiti verso 65-66 milioni di anni, e sono varie, forse più di 100 milioni di anni, per questo momento non lo so, non ho memorizzato. 150 milioni di anni. Ecco, 150 milioni di anni. Allora, il Chicxulub fu scoperto nel 1960 grazie alla Pemex, nel senso la Pemex è una società messicana petrolifera che ha prodotto molto petrolio, eccetera, eccetera, essendo vicino agli Stati Uniti, era comodo per gli Stati Uniti, ha fatto una serie di carotaggi, e analizzando i carotaggi ci si è accorti che c'era qualche cosa di particolare, comprendente i soliti elementi, iridio, niobio, eccetera, legati a molte di queste esplosioni. Cratere a 180 km di diametro, la profondità era di 20 e poi nel frattempo si è riempita, ecco la potenza fra i 100 milioni e il miliardo di megatoni. Beh, un miliardo di megatoni, la superficie della Terra è 500 milioni di chilometri quadri, è come se mediamente su ogni chilometro quadro della Terra esplodesse una bomba di idrogeno. E questo è un fenomeno che ho notato, le assicurazioni non assicurano. Allora farò la correzione per il milodonte, anzi lo faccio subito, se non è un dinosauro. E si calcola che lo tsunami provocato dall'impatto avesse un'altezza di 1 chilometro. Qui non è chiaro se questa altezza fosse solo lungo l'arrivo verso i continenti, comunque 1 chilometro non è poco, perché ho letto qualche tempo fa che c'è l'isola La Palma, è una delle 7 isole delle Canarie ed è quella più verdeggiante, non solo, ma ci sono dei monti alti su 2000 metri sui quali hanno costruito una serie di osservatori astronomici. C'è la parete di La Palma che guarda verso gli Stati Uniti, che assorbe acqua, la quale poi non si sperde, tende ad accumularsi fra una crosta esterna e la parte interna, e alcuni hanno ipotizzato che prima o poi quest'acqua provocherà il crollo di tutto un lato della Palma lungo circa 20 km, e si è stimato che lo tsunami corrispondente al crollo darebbe luogo a un'onda alta 600 metri che arriva a New York. Vabbè. Ecco, queste sono delle immagini. Il Chicxulub si trova nell'isola Yucatan, in fondo c'è, vabbè, in questo caso c'è un bulge un po' particolare per queste potenze. Ma scusa, torno un attimo su questa slide. Sì. Questi sono impatti di tipo 3, giusto? Sono impatti da 10 km dell'ordine del miliardo di megatoni. Perché se guardiamo ad esempio quella foto in basso, il Golfo del Messico, Molti hanno ipotizzato che sia un impatto. Questo è vero anche per il Golfo di Hudson,
fra il Quebec e le isole. In quel caso lì, quell'impatto lì cosa sarebbe? 4? Questo è un impatto da 10 km, poca roba, però ci possono essere impatti da 100 km. 100 km c'è una potenza 1000 volte superiore, arriviamo al trilione di megatoni, forse anche più di 100 km. Ma quello lì sarebbe, quello del Golfo del Messico sarebbe un impatto estintivo? È un impatto che avrebbe distrutto i dinosauri, però si ipotizza che questo impatto avrebbe eccitato l'eruzione dei vulcani, che sono tanti, di tutta la costa pacifica dell'America, soprattutto nella Mesoamerica, il Messico, questa zona è piena di vulcani. Io una volta ho volato, certo, sul Salvador, era un vulcano che fumava dietro l'altro. Gli Alvarez andarono a Gubbio, nella valle del Bottaccione, certo, e trovarono alte percentuali di iridio, certo, esatto. Poi andarono a Copenaghen, certo, poi andarono in Nuova Zelanda, in tutto il mondo. Allora loro fecero un calcolo semplicissimo, dissero: ma tutto questo iridio è matematicamente e fisicamente impossibile che sia venuto fuori dal Chicxulub. È impossibile. Dice: neanche un bombardamento meteorico avrebbe potuto immettere nell'atmosfera quei miliardi di tonnellate di iridio. Esisteva, e tutti i geologi lo sanno, una sola possibilità: parossismo vulcanico. Sì. Allora, per arrivare a questi livelli di parossismo vulcanico, infatti noi andiamo dalla Scozia al Teneré e troviamo i trappi del Deccan. In tutto il mondo vi furono eruzioni basaltiche, proprio perché le lave fluide, le lave che ci sono, lave acide e lave basiche. Le lave acide sono quelle dell'Etna, molto pastose, mentre le lave basiche sono quelle delle Hawaii, molto fluide. E lì ci sono grandi emissioni di iridio, perché sono lave profonde, cioè tutto quell'iridio poteva venire solo dalle profondità della Terra, non poteva venire dallo spazio, era matematicamente impossibile, solo dalle profondità della Terra tutto quell'iridio, perché è un dato oggettivo. Quindi dice: com'è possibile che l'intero pianeta c'ha quelle quantità anomale di iridio, che è un dato contro cui bisogna fare i conti, non si può prescindere. Allora si ipotizzò il parossismo vulcanico, cioè praticamente la Terra improvvisamente si gonfiò e tutta la zona delle lave, quelle che oggi escono dalle Hawaii, cioè quindi i magmi profondi, quelli sotto la discontinuità di Morovic, quindi non le lave da convezione come quelle dell'Etna o dei vulcani da Ancalia, Abilenia, quelle, cioè dei vulcani eritrei, no? Che sono lave convettive, quindi erano lave profonde. Perché tutto il pianeta eruttò lave profonde? E quindi si ipotizzò un impatto, cioè, ma molti geologi l'hanno ipotizzato, non c'è altra soluzione. È impossibile che il meteorite dello Yucatan possa avere prodotto, è impossibile. Per questi dati, poi tutta una serie di altri dati. E allora hanno ipotizzato l'ingresso nel pianeta di una massa enorme. Infatti la Terra ha due nuclei, uno liquido che gira intorno a uno solido, quindi quel nucleo entrò e quello fece esplodere la Terra completamente, e noi ne abbiamo le prove, ripeto, da India, Teneré, Scozia, le Ande pure, quel sollevamento, cioè la stessa Himalaya, quindi c'è tutta una serie di dati, comunque nel libro ne parlo di tutte queste cose, per cui c'è questa ipotesi che in realtà ci sia stata questa, la Terra, per cui la, non tanto deriva continentale quanto esplosione continentale. Questa era un po' la storia. Va bene, ti ringrazio, questo è interessante. D'altronde dovrebbe essere possibile in generale che un impatto ecciti delle eruzioni, questo è stato discusso, però ci può essere anche un'ipotesi, è un tema su cui non mi sono soffermato. Allora, altri due crateri interessanti, antichi,
e sono il Popigai e il Manikwagan. Il Popigai è in Siberia, diametro 100 km, è in una zona dove non si può andare perché è ricchissima di diamanti e ci sono stati anche i gulag. Pare un tratto da 5 km di una, che nella zona avrebbe trasformato la grafite in diamante. Sotto questo cratere, è stato comunicato abbastanza recentemente, esistono diamanti per trilioni di carati. Non solo, ma sono diamanti di un tipo speciale, sono più duri dei normali e hanno una struttura che li rende più interessanti dal punto di vista abrasivo e quindi in tutti quegli scavi che si interessano. E questa è una scoperta recente, potrebbe essere uno dei motivi per cui la Russia potrebbe essere appetibile a qualcun altro. E il Manikwagan è molto più antico e non si sa, per quello che ho letto, se abbia dato luogo ad estinzioni. Questo è il Popigai, che si trova, come vedete, vicino alla penisola del Taimir. Là. La penisola del Taimir, potrei ricordarmi, è dove Khrushchev fece esplodere la famosa bomba all'idrogeno da 50 megatoni. E non solo, ma nella Taimir, che è molto fredda, qualche anno fa fu trovato un mammut congelato in perfette condizioni, che poi si ipotizzò si poteva studiare il DNA di qua di là, ma non sono aggiornato. Qui è una vista, e sulla destra c'è una città mineraria che sta sfruttando i diamanti che si ricavano per quella cavità che è tipica degli scavi di miniere all'aperto. Sembra un girone infernale. E sembra anche una struttura che si trova su Marte. Qui invece è molto interessante, qui vedete il fiume San Lorenzo e sulla destra c'è un cerchietto che è il cratere Manikwagan. Il San Lorenzo è un fiume molto interessante perché era uno dei punti di approdo da coloro che partivano dall'Europa e andavano verso l'America, in particolare Templari o anche altri, in quanto è relativamente facile arrivare a quella zona, e quella zona era ricchissima di pesce e anche di animali, narvali, eccetera, il cui avoro era di qualità, e anche di falconi bianchi che piacevano molto ai papi, forse perché i papi sono vestiti di bianco. Bene, e la cosa curiosa è che c'è stato un terremoto nel 1600 che ha spostato la foce del San Lorenzo di circa 200 km fra una penisola e l'altra, cosa che in Cina è successo più volte con il fiume Giallo, però per altri motivi, perché il fiume Giallo attraversa una regione estremamente piatta, quando ci sono delle alluvioni rompe gli argini, oppure gli argini non c'erano nemmeno e si spostava. Ecco, qui si vede più da vicino questo cratere. Bene, adesso andiamo agli impatti a memoria di uomo, la quale dovrebbe arrivare sicuramente fino alla prima delle quattro catastrofi Maya, che antecede di circa 1000 anni quella di Atlantide, Platone, e che io associo, come dicevo prima, al primo dei sette giorni del Genesi, però dicevo anche che si potrebbe arrivare forse al 27.000 a.C. E dicevo prima che si arriva per una particolare evento vulcanico in California al 5.400 a.C. Bene, nessuno ha fotografato l'uomo di Neanderthal, tu c'hai l'equipaggiamento, quindi vai in giro e vedi fra i bergamaschi se c'è qualcuno che geneticamente, però mica ha detto che siano male, adesso non so, questa neandertalessa, il neandertalone è interessante, che pare, queste sono ovviamente tutte fantasie, però solleva una pietra, probabilmente io non riuscirei a sollevarla. Ora vi racconto un episodio del Talmud. Suppongo che tutti voi avete letto il Talmud una decina di volte, ad eccezione di Ageo.
che ha litigato con i rabbini che lo hanno scritto, o no? No. Va bene. Nel Talmud si descrivono dei rapporti non facili fra Giuseppe e i suoi fratelli dopo che lui li ha nutriti, li ha fatti tornare, eccetera, eccetera. I quali lo guardano male, addirittura pensano anche che li uccida a un certo punto. E c'è un episodio in cui Giuda gli fa vedere com'è forte. Prende una pietra di questo tipo con una mano, la lancia in alto e poi la prende quando cade e poi si siede sulla pietra sbriciolandola e dice: prova anche tu. Allora Giuseppe chiama il figlio Manasse, il quale fa esattamente la stessa cosa. Vabbè. Noi, c'è un'altra di frase sì? Che dice che gli unici soldi che va dentro al mondo ebraico che veramente si possiedono sono quelli che si spendono. Sì? Beh, io, volete qualche altra storiella del Talmud? Qual è il quando uno muore, stando al Talmud, finisce nella ghiena se è un peccatore, ad esempio ha dimenticato di pagare la decima alla moschea. Però nel ghiena di solito ci si sta non per l'eternità, come affermano i teologi cattolici, almeno quelli che sostengono che l'inferno non sia vuoto, perché al giorno d'oggi sostengono tutti che è vuoto l'inferno, ma ci si sta per un periodo limitato, con qualche eccezione. C'è un peccato gravissimo cui corrisponde una pena di infinita durata. Lo conoscete? Volete saperlo? Questo peccato consiste nel guadare un fiume camminando dietro a una donna. Sì, sì, lo sapevo. Quindi alle due fanciulle che sono qua, ricordo quando voi guardate, che ne so, io l'Adda, qua vicino, o il serio, o il brebo, avvertite chi vi segue, se è un uomo, di prima passate voi, poi lui. D'altronde questa affermazione la si ritrova nella storia di Mosè dei Sufi, la quale dice: Mosè arrivò nel territorio di Madian, dove c'era un pozzo chiuso da una pietra di questo tipo più grande ancora, e c'era una fanciulla, e chiese: perché sei qua? E sto aspettando che arrivino gli altri pastori che mi aiutino a sollevare la pietra e poter prendere l'acqua. Mosè, che a quanto pare era alto e forte, solleva la pietra da solo. Lei prende l'acqua e gli dice: vieni da mio padre Yetu, che certamente ti ricompenserà. E si avvia e lui dice: aspetta, non posso camminare, devo andare a camminare davanti, non posso camminare dietro di te, perché non posso vedere le tue forme. Capito? Tutti i segni che la donna è fondamentale. E beh, d'altronde vuol dire che le donne camminavano dietro non perché erano. Vabbè. Oh, ecco, se c'era Erasmo Recami, c'è l'ipotesi, questa è una. Ah, però c'è un altro siciliano, è la necropoli di Pantalica, che non ho mai visitato. Erasmo Recami per anni ha studiato, ha fatto l'archeologo in Sicilia, trovando anche scheletri di elefanti nani, di qua di là, eccetera, che teneva all'Università di Catania. Quando lui fu chiamato qua, glieli fecero scomparire subito, anzi li buttarono via. E questa è la necropoli di Pantalica, antichissimo, qualcuno dice che forse era stata abitata dall'uomo di Neanderthal. D'altronde i primi Neanderthal sono stati scoperti lungo una valle del Belgio, sopra la Mosa, dove abitavano delle caverne. E d'altronde c'è una caverna in Medio Oriente dove sono state trovate dei Neanderthal seppelliti in un modo molto interessante, perché gli mettevano dei fiori sopra. Il Monte Carmelo, le grotte del Monte Carmelo. E poi forse il Carmelo, vabbè. Allora, il più importante impatto oceanico recente
è stato scoperto da Abbott nel 2005 nell'Oceano Indiano, vicino al Madagascar. Fino ad allora non si era scoperto nulla di impatti. Diametro 30 km, forse del 4400 avanti Cristo. 4400, se è corretta la data, è interessante perché l'altra Asis dice che erano passati meno di 1200 anni dalla creazione delle sette coppie, databile attorno al 5400, quando nel giardino dell'Eden sumerico, che si chiama Karsag, arrivò un'epidemia, la temperatura si abbassò, morirono gli animali, ci fu una carestia, morirono quasi tutti e alla fine fu abbandonato. Poi dice, dopo meno di 1200 anni arrivò il diluvio. Poi c'è un cratere non lontano da qua sulle Alpi, il cratere Köfels, che forse del 7000 e può essere dovuto a un impatto. Poi ci sono vari crateri piccoli in Arabia e nel Sahara, forse del 1500, che io associerei a... Questo è il cratere Burkle, la zona del Burkle. Qui siamo nella valle di Hunza, dove ci fu, che per me è il giardino dell'Eden, e qui notate una città che si chiama Karimabad. Karimabad è la capitale, è dove c'è il governatorato, dove ogni tanto va l'Aga Khan, perché gli abitanti di questa terra, la cui lingua originale è il Burushaski, che alcuni ritengono sia la più difficile lingua, questo oggetto non ha un nome in Burushaski, a seconda che io lo metto in un certo posto o nell'altro cambia nome e può avere 70 nomi. Quindi non è facile impararsi di tutti. E questa relazione fra oggetto e strutture è, pare praticamente unica per questa lingua, mentre ci sono ovviamente, gli arabi hanno 100 nomi per i cammelli, gli espionesi hanno 100 nomi per la neve, che ne so io, i bergamaschi hanno 100 nomi per le belle donne, gli egiziani 70 per il fuoco, e così via. Gli antichi egizi, scusa, e gli italiani 1000 nomi per benedire gli uomini politici. Bene, a Karimabad c'è una biblioteca, un centro culturale, e ci sono i miei lavori, curiosamente, e io sono in contatto con chi sta là, che mi ha detto mi invita da lui quando ci vado, e vabbè, vediamo. E poi sono arrivati lì in modo curioso. Io quando iniziai a studiare la Valle di Hunza e cercavo una mappa e non la trovavo, sono andato a Londra, dove c'è un centro, il più importante centro di mappe, pare, d'Europa o del mondo, e lì ne trovai una, non era fatta benissimo, era stata fatta da gente di Hunza, che io contattai mandando, non mi hanno mai risposto, ma hanno conservato il lavoro della biblioteca. Qui siamo al Köfels. La cosa interessante è che c'è questa tavoletta accadica che descrive un oggetto che andava da sud-est a nord-est, eccetera, e è stato supposto da chi ha studiato e fatto dell'ipotesi che quello fosse il tragitto. Sotto vedete l'oggetto, e più o meno quello è il tragitto che io ipotizzo per Fetonte, prima che esploda sopra l'Europa del Nord. E questo lo vedremo. Ora, sull'Etna, questo è una questione interessante dove gradirei avere l'opinione di Michele. Ovviamente l'Etna è un vulcano gigante che ha eruttato molte volte, generalmente in un modo massiccio, ma non tale da provocare troppi disastri. C'è una tradizione che Tifone, sulla caduta di Tifone, la tradizione principale è che sia caduto sul Sinai settentrionale, vicino al delta, alla parte orientale del delta, nella zona di Avaris. Altri
danno una caduta sul Libano e altri sulle No, il Monte Cassio sta a nord del delta, cioè a nord-est, a nord-est, quindi è lontano da Avaris, però il Monte Cassio è su quella specie di isolette che ci sono ad Anello, quindi proprio sul Mediterraneo. Però ci sono anche tradizioni che Avaris fu costruito sul luogo della... Io ne ho raccolte, non ho ancora scritto niente. No, Avaris è nel delta, il Monte Cassio è fuori dal delta. Sì, comunque su Sinai settentrionale. Sinai settentrionale, sì. No, sì. Invece questa tradizione di una caduta sull'Etna, tu come la vedresti? Ma le parla Esiodo nella cosmogonia. Sì, potrebbe essere un frammento, perché l'oggetto ci può essere frammentato, come l'oggetto che è caduto su Giove si è frammentato in una ventina di pezzi. Parlano Esiodo ed Apollo d'Oro. Apollo d'Oro 500 anni dopo Esiodo riprende il tema in modo diverso. Cioè Esiodo dice che Giove fu sconfitto da Tifone. Tifone addirittura lo evirò, lo mutilò, gliene fece di tutti i colori, al che ci furono Hermes e un altro dio, non mi ricordo, Frangipane, non mi ricordo come si chiama, comunque, che lo raccolsero moribondo a Giove, lo curarono, e quando Giove si riprese dopo alcuni mesi, tornò a inseguire Tifone. Tifone scappò nell'Etna, Giove riuscì a seppellirlo sotto l'Etna, e la tradizione, quindi parliamo dell'800 avanti Cristo, l'epoca in cui Esiodo scrive la sua Teogonia, e dice che da quel periodo, quindi dobbiamo pensare a un periodo precedente all'800, magari 1000-1500, quello che è, insomma, da quel periodo lì l'Etna iniziò un grande periodo di grandi eruzioni, perché era stato seppellito Tifone, cioè loro attribuivano le violente eruzioni dell'Etna al fatto che Giove avesse seppellito Tifone sotto l'Etna. Sì, questo lo presento. Ecco. Questo è il racconto di Esiodo. È una questione complessa, vediamo. Però Esiodo parla anche di lampi di luce accecante, e i lampi di luce accecante non collimano con le eruzioni vulcaniche. Lampi di luce accecante sono tempeste elettromagnetiche, o sono bombe, non so come definirle, lampi di luce accecante. Sì, la parola, c'è la frase greca precisa proprio che è quella. Quindi diciamo che la traduzione esatta del testo greco potrebbe portare in direzione leggermente diversa da quella dove la tradizione vorrebbe attribuirla. Potrebbero essere anche riferimenti, il libro di Sitchin, no? Guerre atomiche al tempo degli dèi, potrebbe essere più vicino, perché sembrerebbe, poi tanto è vero che nella zona nord del Sinai ci sono zone nere, che nessuno è mai riuscito, pietre nere, che nessuno è mai riuscito a spiegare perché si scalfiscono, se sono delle muffe, quando Mosè attraversò, ci sono molte pietre con graffiti, menorah e altri segni tipici ebraici. Ora il punto è questo: se si tratta di muffe, allora queste muffe dopo 3500 anni dovrebbero essere state, avrei ricoperto, invece le scalfitture sono rimaste intatte. Non si capisce questo nero da dove viene fuori. Secondo Sitchin sarebbero le conseguenze delle esplosioni atomiche, perché è un nero che non si è... Se erano delle muffe o dei funghi, dovevano riprodursi in 3500 anni. Mentre quindi è una sono pietre, quindi c'è una serie di indicazioni che parrebbero coincidere il racconto esiodeo con il racconto biblico, che porterebbero a questa, secondo alcuni, Sitchin e altri, a queste conclusioni, ma sono tutte teorie, però non c'è niente di concreto, però questo bisogna dirlo. Va bene, casomai ne riparliamo. Queste sono delle belle foto. Questo è il vulcano Hekla, che è uno dei più grandi al mondo, che per la prima volta, 10 anni fa, ero a Reykjavik, a un convegno di matematica, dove ho incontrato Lyudmila Kuzmina, una accademica dell'Università di Kazan, e che ha attivato una collaborazione già di casa nelle loro riviste dove pubblico. Tra l'altro mi fece vedere una cosa straordinaria, gli annali dell'Università di Kazan, dove c'era un articolo di 40 pagine che demoliva Michelson Morley dopo 100 anni, nel senso che vabbè, gli esperimenti erano corretti, ma l'elaborazione dei dati era sbagliata,
gli autori non conoscevano le leggi dell'ottica e nessuno è andato mai a cercare le leggi dell'ottica corrette perché è una parte troppo difficile della fisica. Vabbè. E in quel momento andai a chiedere se si conoscevano le date delle eruzioni di Ecla. Allora mi hanno detto prima del 1200 dopo Cristo, no, adesso sono arrivati al 2000 avanti Cristo. E andai poi da Abbate, che è il vulcanologo che si occupa dei vulcani della Dancalia, e mi disse la più recente datazione che abbiamo è di 100.000 anni fa. Quindi c'è ancora molto da fare in geologia. Per cui, caro Pierangelo, datti da fare. Io non sono un geologo. Ti prendi una laurea, cosa ci vuole? Sì, non amo molto. Bene, qui invece abbiamo alcune foto dei vulcani della Dancalia, che è una zona poco abitata, dove gli abitanti purtroppo sono sempre stati sede di incursione da parte dei Galla, che erano i più guerrieri dell'Africa forse, che fra l'altro avevano l'abitudine di evirare le persone catturate, uccise, eccetera, eccetera, facendo poi con il prodotto delle fascinose collane di cui si adornavano le loro femmine. E fra l'altro combatterono con Badoglio, Badoglio prese dei gruppi di Galla, se voi leggete, adesso non so che cosa facciano. E in questo territorio, che è lungo 600 km, ci sono un centinaio di vulcani che potrebbero eruttare in condizioni particolari. Ecco, la cosa interessante è che attualmente ci sono due laghi. In passato c'era una quantità più alta di laghi salati. Molti vulcani sono semplicemente delle bocche a raso terra. Quando una pomice, che normalmente ha un colore chiaro rosa, attraversa dell'acqua salata, si è scoperto dall'analisi di quanto è stato emesso dal Krakatoa, che diventa di colore rosso sangue. Quindi è possibile, la pomice galleggia, le pomici rosso sangue che finiscono sull'oceano formano isole rosso sangue galleggianti. Secondo me questa è l'origine del nome Mar Rosso per l'Oceano Indiano. Su Marte cosa abbiamo? È noto che maggiore la massa di un pianeta, minore l'altezza di una montagna possibile, perché la base non tiene il peso. Marte non è molto pesante rispetto alla Terra e c'è il Mons Olympus, che è alto circa 26 km. 26 km, che siamo forse il livello massimo di altezza possibile. Ha un diametro di 600 km, fu scoperto da Schiaparelli e, stando delle foto pubblicate da Ennio Piccaluga in Ossimoro Marte, potrebbero esistere delle gallerie artificiali alla sua base. Ma Piccaluga mi ha detto che lui le aveva viste sulle foto pubblicate dalla NASA e poi sono state cancellate. È anche noto, come dicevo prima, che Marte ha un emisfero depresso e un rigonfiamento dall'altro lato, il che potrebbe essere spiegato da quanto detto prima circa l'impatto da parte di materiale proveniente da Giove nel 7000 avanti Cristo. Adesso vi faccio vedere una cosa che mi ha messo i brividi. Vedete a sinistra c'è il grande vulcano e altri tre vulcani. Quando l'ho guardato mi ha fatto pensare che forse le tre piramidi di Giza non sono allineate secondo le tre stelle della cintura di Orione, ma forse secondo queste. Come vedete non è un allineamento perfetto e le distanze non sono uguali. Si tratta di fare un momento, un conteggio di misure di angolo e di distanze, e magari c'è una soluzione più interessante di quella proposta da Bovalla. Andrew Collins propose le stelle del cigno, le ali del cigno, che è identico. Beh, se ne possono trovare. Comunque, se Marte è un pianeta che una volta era un satellite della Terra, che è passato vicino alla Terra più volte, probabilmente questi vulcani erano in eruzione, non so. È una cosa interessante. E quindi sulla destra c'è l'immagine del Monte Olimpo, che
vabbè, è alto 26 km, però è largo 600 km, quindi la larghezza domina sull'altezza. Adesso vediamo l'evento Tunguska, che non è un impatto, ma è un'esplosione nell'atmosfera. Quindi sulla Terra possono capitare, sempre restando il livello di eventi non eccessivamente disastrosi, impatti con Apollo o con comete o esplosioni nell'atmosfera. Questo avvenne, pare, a 8 km d'altezza sul fiume della Siberia occidentale. Il primo studio avvenne verso il 1925, sono stati pubblicati quasi 1000 articoli, 50 libri, tutti in russo, ignorati. E non si è trovato un cratere, ci sono le solite sferette di niobio, eccetera, e c'è anche traccia di elementi radioattivi. E il cielo fu illuminato in un modo speciale, e a Londra si potevano leggere i giornali per parecchi giorni. La regione era deserta, saranno morti degli animali, forse pare nessun uomo. Era la regione dei Tungusi, che sono i più, che hanno fra di loro gli sciamani più importanti del mondo. Sono i capi degli sciamani siberiani. E adesso vi faccio presente, questo è un libretto che io ho scritto per un'opera, La Tunguska misteriosa. L'opera sarà musicata da un importante compositore fra qualche mese. Il primo atto parla dell'acquisto di un libro sulle catastrofi, il libro di Radloff, che avviene a Kazan, e c'è tutta una storia un po' romantica. Il secondo atto parla di due sciamane madre e figlio, tunguse, che si alzano una mattina e sentono che qualcosa sta per succedere. E in questo atto cantano anche in tunguso. Credo che sia la prima opera lirica dove c'è una parte in tunguso. Ora, volevo dare questa parte in tunguso ad Argeo, ma lui era impegnato con altri nel Borushaski, e mi sono rivolto a una persona straordinaria che si chiama Riccardo Bertani, anni 85 adesso, il quale a 15 anni scoprì di amare le lingue, faceva il pastore, e quindi si dedicò allo studio delle lingue alzandosi alle 5 di mattina, lavorando fino alle 10, poi dedicato, e ha imparato 150 lingue, ha scritto un migliaio di articoli e 70 dizionari. E io gli ho scritto: puoi tradurmi questo in tunguso? Mi ha risposto: non c'è bisogno, perché dopo l'esplosione i sciamani tungusi si trovarono e scrissero un poema in tunguso che io ho tradotto in italiano, e quindi ho preso due di queste cose, eccetera. Il terzo atto è dedicato a Alfred de Grazia, a sua moglie e alla figlia di uno degli amici di Velikovsky, Salvador de Madariaga, che è stato un grande politico, eccetera. Dove verrà rappresentato? Chi è bello? Io penso a Tomsk, in Siberia, vicino all'esplosione, il punto dell'esplosione. In inverno, quando con 45 sotto zero si gode pienamente la Siberia. Ma lei quanto tempo ha passato nella sua vita sugli aerei? Beh, non può, abbastanza. A Tomsk ci sta, guardate, perché ho pensato a Tomsk? Per due motivi. Perché in questo atto ci sarà un'area musicale speciale, che è l'area dell'usignolo, che era quella che Tchaikovsky preferiva. Ho cercato Tchaikovsky per la composizione, ma non sono riuscito a trovare su email. Vabbè. Comunque, e ci sarà quest'area che fu scritta da un matematico messo in prigione dallo zar nel 1810 nella prigione di Tobolsk, che è vicino a Tomsk. E c'era un usignolo che girava attorno alla prigione e lui ha scritto questa aria, che Tchaikovsky riteneva la più bella in assoluto mai composta. Quindi potrebbe essere, mi è successo tempo fa di trovarmi su internet e mi contatta qualcuno da Tomsk, che si trova a 600 km a nord di Novosibirsk. Aveva appena scritto
un articolo su Maria Felicia Malibra, la più grande cantante di ogni tempo, e questo mi arriva da Maria Felicia De Laurentiis, un contatto, una che, dato che non si trova mai da lavorare in Italia, si lavora in Siberia, no? Lavora all'Università di Tomsk, che è uno dei centri accademici più importanti della Russia, è una cosmologa, però ha studiato pianoforte e canto. Notevole collegamento. L'altra possibilità potrebbe essere a Kazan, perché il primo atto qui è ambientato a Kazan, dove conosco questa Kuzmina, eccetera, eccetera. Beh, allora, continuiamo. Attualmente si stima un oggetto di 50 metri di diametro che abbia sviluppato un'energia di 50.000 megatoni. Bene, cosa dico? Che oggi su Antikythera cosa leggo? Che sta passando vicino alla Terra un asteroide scoperto dalla NASA nel 2004, di cui non si è mai parlato, di diametro 530 metri, maggiore di Apophis, però non darà fastidio. Se questo oggetto di 530 metri finisse ad esempio su Scanze Rosciate, con un'energia 1000 volte superiore, sarebbe di 50 milioni di megatoni, probabilmente dovremmo andare in un'altra stanza, perché Scanze Rosciate è giù di là e potremmo avere dei problemi. Ci scordiamo il Moscato. No, dimentichiamo le fughe di Bach e il Moscato. Ora, altre cose interessantissime, ce n'è una che secondo me è importante perché spiega la storia della moglie di Lot. Gli alberi sotto il centro dell'esplosione sono ancora diritti e non sono marciti in 100 anni. Cioè, c'è stato un effetto di sterilizzazione. Poi sono state osservate mutazioni genetiche permanenti su formiche, non so di che tipo, e foglie di conifere che hanno un numero di aghi superiore. Interessantissimo il fatto che qualche anno fa si sono date a cercare tutte le persone che erano ragazzini all'epoca dell'evento. Le cose che succedono da bambini spesso si ricordano a tarda età. Dopo vi racconterò una. E niente, questi hanno praticamente venuto fuori che c'è la memoria di un oggetto che veniva da est e uno da sud-est. Due oggetti che sono arrivati lì. E alcuni ricordano anche uno che poi muoveva a nord, come fosse stato non un effetto di evento naturale, un pezzo di cometa o di asteroide, ma due astronavi. In collisione. In collisione, eccetera, eccetera. E allora, come dicevo, secondo Vladimir Utsov, che ha scritto uno dei libri più belli che abbia mai letto, The Tunguska Mystery, il problema è ancora aperto. E Utsov doveva venire a Bergamo da me, è morto, a un certo momento lo invito, poi mi dice non sto bene, poi non ho più notizie, poi ho saputo che era morto dopo 3 mesi. Allora, qui vedete la zona della Siberia, la zona di Tomsk, che è vicino a Novosibirsk, e qui sono questi tronchi in piedi, a destra c'è un laghetto che forse è dovuto all'impatto, e questo è Utsov. Allora, il fatto che io abbia visto quell'immagine che mi ha fatto pensare a un allineamento tipo quello delle piramidi, è stata una cosa casualissima, perché io vado avanti a eventi casuali. Adesso ve ne racconto uno che mi è capitato ieri. Sono andato a messa, all'uscita mi ferma uno che non so chi sia e mi dice: Spedicato, sono già passati 65 anni dall'ultima volta che ci siamo visti. Io sono Panzeri e mi sono ricordato, quando avevo 5 anni andavo a prendere il latte dalle mucche che venivano munte dai Panzeri, e ricordo tutto, come facevano mungerlo, il sapore squisito del latte appena munto. Questo qui era un ragazzotto e mi dice: guarda,
Sto leggendo il tuo libro sulle 108 stelle della lirica che me l'ha dato a tal dei tali. Io andavo sempre alla Scala negli anni 50 e 60, ho conosciuto la Callas, la Tebaldi, Di Stefano, Del Monaco, eccetera. Vabbè, ci sono questi eventi. Ho deciso di intervistarlo come utente della lirica di una volta, perché adesso chi è che va a vedere le opere liriche? Va bene. Allora, adesso passiamo ad altri eventi. Nel 2013 c'è stata una piccola esplosione sul cielo di Chelyabinsk, valore forse una frazione, forse un chilotone, cose del genere, un oggetto di forse un chilometro di diametro, che ha però rotto quasi tutti i vetri della città, non c'è stato nessun morto, eccetera. Bravi. Bene, nel 1178 è probabile che ci sia stato un evento sull'intero Oceano Pacifico, che non ha avuto effetti sull'altra parte del globo, ma effetti abbastanza importanti sul Pacifico. E come ci sono arrivato? Perché è stata una mia idea che ho pubblicato su una rivista inglese senza nessun problema. Nel giugno del 1178 tre studiosi di Canterbury erano fuori, era una bella serata, videro sulla Luna una fiammata, videro cambiare il colore della Luna per vari giorni e questo lo registrarono negli annali di Canterbury. Ora, nella regione della fiammata, che è presso il polo nord della Luna, quando la Luna è stata esplorata per quanto riguarda la parte nascosta, si è trovato un cratere di recente formazione, detto Giordano Bruno. Sapete perché Giordano Bruno è stato condannato a morte? Non per il motivo che si dice, ma per un motivo collegato al fatto per cui Fermat, il grande matematico, condannò a morte decine di preti. Il motivo è che Giordano Bruno, che era prete ma gli avevano tolto il diritto alla facoltà di confessare, continuava a confessare in Inghilterra e passava le informazioni al re, dicendo quello lì è cattolico, quello è cattolico. Questo è il motivo. D'altronde Fermat, voi lo sapete, il grande teorema di Fermat che sarebbe stato risolto da Wiles, dico, sarebbe, perché una dimostrazione di 150 pagine è facile che qualcosa sfugga, comunque. E questo Fermat era un giudice che si interessava come hobby di matematica, di botanica, e quando leggeva i libri di botanica gli venivano in mente delle questioni matematiche, dei teoremi, e se li scriveva sul lato del libro, del librone, in qualche caso lasciando la dimostrazione al lettore. E in particolare disse, beh, questo teorema ha una dimostrazione bellissima che non posso scrivere qui perché è un po' lunga, ed è quella che poi avrebbe risolto Wiles circa 20 anni fa. Lui, come giudice, si trovò a giudicare il caso di parecchi preti che durante la confessione allungavano le mani e venivano tutti decapitati. Di questo non si parla. Giordano Bruno non allungava le mani. E beh, lui faceva altre cose. Comunque. Doveva tagliargli le mani, però. Una pena che si faceva spesso nell'Asia centrale per i ladri era di tagliare il braccio destro e la gamba sinistra. Poi c'erano altre pene, come quella di accecare, questo era nei confronti dei prigionieri. Sai come si faceva l'accecazione? Nel caso di nobili si passava un ferro rovente davanti all'occhio. Così uno degli scià fu accecato da un usurpatore, mentre per i proletari venivano fatti sdraiare, uno gli si sistemava sul petto, stringeva l'occhio da di sotto, lo faceva un po' uscire, con un coltello lo tagliava e poi gli diceva va, sei libero, va,
sembra meglio che essere impalati, però. Forse, ma guarda che l'impalazione può durare a lungo, un impalato. Dipende da come si fa, bisogna dalla esercitarsi. Punta, dalla punta. Beh, lasciamo perdere questi fenomeni astronomici. E allora, si è formato questo oggetto, la mia idea era che probabilmente è abbastanza comune che certi oggetti si frammentino. Nel caso di un oggetto frammentato che colpisce una parte della Luna in alto vicino, è possibile che dei frammenti continuino e finiscano sulla Terra. Questo è il cratere Giordano Bruno. Bene, cosa succede nell'area del Pacifico? Io non ho trovato nulla nell'area opposta. La distruzione delle piramidi di Lambayeque sulla costa del Perù e a causa di un Niño inusuale che porta a molte piogge e poi allo tsunami. Sono le piramidi che Thor Heyerdahl studiò a lungo, che Heyerdahl ha fatto molte cose a livello archeologico, e fu la fine del potere costiero dei Chimo dei Mochica con l'arrivo degli Incas dalle Ande. Gli Incas esistevano sulle Ande da un certo periodo, una popolazione molto strana, dall'origine abbastanza misteriosa, che erano ad esempio, fra le loro caratteristiche che vediamo dal libro di Garcilaso López de la Vega, erano fortemente contro gli omosessuali. Se scoprivano un omosessuale in un villaggio, uccidevano tutti. Poi l'isola di Pasqua viene devastata, sopravvive pare un gruppo sul vulcano e poi arriva una popolazione della Melanesia che dopo alcuni secoli si ribellano. Molto interessante, nell'isola sud della Nuova Zelanda ci sono dei crateri databili a quel periodo, le foreste sono incendiate e scompare l'uccello Moa. È probabile che gli Aztechi migrino dalla laguna di Aztlán verso l'interno a causa di uno tsunami che l'ha devastata e cercano un posto molto speciale in cui sono ben protetti contro gli tsunami, cioè l'isola dove formano Tenochtitlan, che si trova dentro il lago di Texcoco, che è tutta circondata da montagne fino ai 5500 metri. Nelle Hawaii c'è il ricordo di una devastazione, nell'epica delle Hawaii che si chiama Kumolipo, e del fatto che la luna cambiò colore, e da allora i sovrani si chiamarono con un nome che coinvolgeva questo cambiamento del colore. Ecco, vi leggo adesso un pezzo dell'epica Kumolipo. Ma in tempi ancora più antichi dissero gli avi nostri che la terra divenne calda, che le stelle nei cieli ruotarono, che il sole fu oscurato e la luna poi apparve, prima la luna non esisteva. Non è un riferimento al 1178, è molto più antico. Poi Gengis da ragazzo, e questo sta scritto in un volume, in un di storia mongolica che era stato tradotto da poco quando io lo consultai alla Royal Ontario Museum circa 30 anni fa, che Gengis da ragazzo vide un oggetto lucente muoversi nel cielo che gli predisse il suo futuro di dominatore. Aveva 13 anni Gengis Khan quando ci fu questo oggetto. Ecco, qui vedete, vabbè, questo è Heyerdahl che io ho incontrato 3 volte, il cui libro Conti, che è stato uno dei primi libri che ho letto, straordinaria personalità. Lui fu per 3 anni sulle Alpi norvegesi a combattere contro i nazisti, dopo i quali 3 anni scoprì che la moglie l'aveva lasciato. Quando si sposò partì per fare come viaggio di nozze, 1 anno nell'isola più isolata che lui riuscì a trovare, l'isola di Taipi, popolata tutta una foresta con tribù che i cui avi genitori erano stati ancora cannibali, dove ancora esisteva il carnaio, cioè quando uno moriva veniva posto sopra una piattaforma di legno e chiunque poteva andare a cibarsene. Però ormai la sua epoca pochi se ne cibavano, tranne uno che lo faceva sempre,
la moglie si lamentava perché questo cibo gli lasciava un fiato cattivo e lui diceva che era l'unica cosa che poteva digerire. Ecco, questo si può suggerire a chi soffre di stomaco. Qui vedete una delle piramidi. Queste piramidi di Lambayeque, che sono lungo la costa della Perù a nord, verso il deserto di Atacama, pare che come volume superassero Cheope. Aveva una base sui 700-800 metri, l'altezza era solo sui 70 metri, erano fatte un po' di terra. Siccome quella zona non piove mai, normalmente erano correntate quando è arrivato questo episodio. Piramidi di questa dimensione esistevano anche nella zona dell'Ohio, negli Stati Uniti. Qui abbiamo l'isola di Pasqua, dove forse molti di queste strutture abbattute possono risalire a quell'evento. Qui in Nuova Zelanda abbiamo, a destra c'è una riproduzione dell'uccello Moa e a sinistra di uno dei crateri di Tapa Nui. Queste sono le Hawaii, in cui c'è un'altra parte del Kumulipo, che però non so come si pronuncia esattamente, comunque. Qui è, vedete, il lago Texcoco in una mappa antica con Tenochtitlan, che era una città meravigliosa. Secondo Cortez non c'era nulla di confrontabile, era la bellissima, più bella di qualunque città europea, 200.000 abitanti e sterminati. Qui abbiamo Gengis Khan con la regione, lui veniva da una regione fra Mongolia e Siberia, quella degli Altai, dove c'erano ancora i Magiari, perché all'inizio, e se voi leggete la storia segreta dei Mongoli, parla della conquista di 10 tribù fra cui i Magiari. I Magiari dovevano avere un'altra tecnologia, perché lui deve aver avuto la tecnologia da qualcuno che gli ha permesso poi di assediare le città con le alte mura dell'Asia centrale della Persia. Dunque, lui pare sia stato responsabile di circa 60 milioni di morti, perché in particolare ha devastato completamente la Cina del Nord, che voleva trasformare in un pascolo, eliminando i contadini. Bene, se noi scendiamo al 536, siamo in epoca bizantina, è noto che ci fu una carestia terribile unita a una epidemie, unite a terremoti, unite a comete, che abbassano la popolazione del Mediterraneo, secondo Gibson, del 90%, la peste di Giustiniano. Ci sono gli annali irlandesi, eccetera, eccetera. Contemporaneamente ci fu una devastazione forse peggiore in Cina, perché per vari anni il tempo fu così umido e freddo che i raccolti fallirono. Morì la maggior parte dei cinesi, si diedero al cannibalismo. L'uomo inevitabilmente, quando la fame è molto forte, diventa un cannibale, come è successo ai caduti di quell'aereo sulle Ande, come è successo nella Gerusalemme assediata, eccetera. E l'imperatore si suicidò, perché l'imperatore è responsabile nei confronti del cielo. In questo periodo pare che finisca Teotihuacan e che l'impoverimento generale del Mediterraneo sia causa poi dell'avanzata dell'Islam, che avanza nel Mediterraneo senza, praticamente con pochissime morti. Si sottopongono tutti, non c'è una grande resistenza, zero. L'Islam ha avuto enormi resistenze, ha fatto milioni di morti in India, per entrare in India, poi in Indonesia, ma in Europa, nel Mediterraneo, la cosa è stata tranquilla. Scusa, ma è dopo Cristo, non avanti Cristo? Dopo Cristo. E lì hai scritto avanti? Vabbè, Aster. Adia. Ah, Adia. Come Aster, credo. Anno Domini, eccetera. Nessuno sa con certezza la causa. Un'ipotesi proposta però è che una volta Giava e Sumatra erano unite con un enorme vulcano in un certo punto dove quest'isola era stretta, ci sarebbe stata un'enorme eruzione che ha separato le isole lasciando Krakatoa come resto che poi è eruttata. Questa è l'idea di Case, ce ne sono altre. Quindi in quella zona, vedete, ci sarebbe stato il vulcano, e quella è una visione di Krakatoa.
o Krakatoa come eruzione è stata molto più importante di Ea o Santorini. Una scoperta abbastanza recente è relativa al 200 a.C. in Baviera, in cui ci sarebbe stato un evento Tunguska che ha provocato incendi, ha spinto la popolazione a migrare, lì c'erano Celti, alcuni sono entrati in Italia, e vabbè, i romani erano quel tempo, l'esercito romano sapeva funzionare, altri andarono verso l'Anatolia, la Galazia, passando da Delfi, che era piena di oro, e che saccheggiarono. Ci sono dei laghi di probabile origine dall'impatto. Ecco, voi vedete Delfi, quello che c'è, in basso a sinistra. E poi su questo ne riparlerò, siamo vicini. L'oggetto Fetonti io lo vedo come un evento super Tunguska, sul fiume Eider del Holstein. Tifone lo vedo pure come un evento super Tunguska, però non ho ancora scritto un articolo. E il tifone sarebbe, secondo, come ho detto, probabilmente frammentato, però ci sono delle fonti che dicono che Avaris fu costruita dove c'era stato Fetonte l'esplosione, e qui vedete siamo proprio al confine del delta, come tu dicevi, questo territorio. Vabbè, probabilmente ci sono da scoprire altri eventi, e poi vedremo uno degli eventi più colossali, probabilmente è stata l'esplosione sui grandi laghi americani, avvenuto verso il 10.500, che corrisponderebbe alla prima delle quattro catastrofi dei Maya, ma questo ci vedremo più dopo. E permette questa esplosione di spiegare un fatto nella storia platonica di Platone che io non ho mai visto discusso e che io stesso avevo ignorato perché non sapevo come qualificarlo, ovvero che Atlantide fu costruita in un luogo tale che venivano controllati i forti venti. Ecco, qui voglio dire qualcosa sugli impatti oceanici. Allora, nel caso di un impatto sull'oceano, gli effetti quali sono? Per varie ragioni legate alla fisica dei solidi, colpire l'acqua o colpire il granito è la stessa cosa. Un asteroide di un apollo di un chilometro di diametro formerebbe un cratere profondo 16 km, e siccome nessun oceano ha questa profondità, colpirebbe il fondo frammentandolo. Il cratere collassa, si forma al centro un cilindro di acqua che poi collassa generando le onde tsunamiche. La velocità può essere di 500 km all'ora, l'altezza è modesta in alto mare, ma poi può salire molto vicino alle coste e provvedere ad un'invasione per centinaia di chilometri, quindi al riempimento di depressioni e così via. Ecco, nel caso dell'impatto continentale, avevo già accennato prima, quindi gli effetti climatici che io ho proposto nel mio primo lavoro in questo campo è che un impatto su un continente genera un raffreddamento perché c'è della polvere che entra in stratosfera, su un oceano genera un riscaldamento. E ricordo che presentai questo lavoro a Abdus Salam, che mi scrisse dicendo che era un approccio accettabile. Anche Fred Hoyle aveva considerato questo fatto come impatto su un continente, ma aveva completamente ignorato l'impatto sugli oceani. Quindi pare che io sia stato il primo a presentare questa teoria completa. Bene, mi fermerei qui. Se avete delle domande...